sei Signore, alleluia. Santo, 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 re dei rei. La terra glorifica il tuo nome. La terra glorifica il tuo nome. La terra glorifica il tuo nome. La terra glorifica. Santo è il Signore. Continuiamo insieme a cantare. Santo, 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 santo è l'Onnipotente. Chiesa glorifica il suo nome, alleluia. La Chiesa glorifica il suo nome. La Chiesa glorifica il suo nome. La Chiesa glorifica. Glorifica il suo nome.
libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 5, iniziando dal verso 17. E come sempre a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza, e il popolo cosa risponde? Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, ripieni di invidia, e misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: andate, presentatevi nel tempio, annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Ed essi, udito ciò, entrarono nel tempio sul far del giorno ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Ma le guardie, giunte alla prigione, non li trovarono, e ritornate fecero il loro rapporto dicendo: noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa con ogni precauzione e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendola aperte non vi abbiamo trovato dentro nessuno. Or come il sommo sacerdote, il comandante del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo: ecco, quegli uomini che metteste in prigione sono nel tempio e stanno ammaestrando il popolo. Allora il comandante del tempio andò con le guardie e li ricondusse senza far loro violenza, per paura di essere lapidati dal popolo. Così essi li portarono e li presentarono davanti al sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha suscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. All'udire queste cose, essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Ma un certo fariseo, di nome Gamaliele, un dottore della legge, onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini, poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno. Accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anche egli perì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Ed essi gli diedero ascolto e, chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù, poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù, e ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Gloria al Signore, mi allegro solo alla lettura. Già la lettura mi ha gratificato profondamente, io spero anche voi. E se vogliamo trovare già quello che è il tema di questa meditazione, io direi: dobbiamo, vogliamo essere degni di Gesù Cristo. Che ne dite, va bene? Siete voi che dovete dare il vostro amen. Ma questa parola, io credo che è una parola che
che ancora oggi ha un grande valore, è un valore non soltanto di carattere di quello che è stato il racconto storico, la realtà di un cristianesimo, quello del primo secolo, no, ma una realtà di un cristianesimo che molti credono decadente, che molti credono perdente, che molti credono che ormai è passato il suo tempo. Noi siamo fedeli testimoni di Gesù Cristo insieme a milioni e milioni di cristiani in tutto il mondo, che il Signore Gesù è quello di ieri, è quello di oggi ed è quello di sempre, perché Gesù è la vittoria ed è una vittoria assoluta su che cosa? Sulle potenze del male, sulle filosofie avverse, su tutto ciò che l'uomo o le malvagità delle tenebre stanno suggerendo all'uomo, che ormai il cristianesimo è una cosa passata. No, anzi, Maranata, Gesù viene! Perché tutto quello che poi stiamo vedendo in questi giorni, tutta la realtà che ci circonda, anche quello che stiamo osservando, l'apostasia da parte di tanti cosiddetti cristiani, sono cose che il Signore ci ha preannunciato. Questo fa parte semplicemente di un tempo, di un periodo che noi troviamo chiaramente espresso nella parola di Dio, perché noi siamo negli ultimi giorni, degli ultimi tempi della pazienza di Dio, e siamo prossimi al rapimento della sposa di Gesù Cristo, che è la Chiesa, e questa Chiesa non ha una distinzione particolare, questa Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo, composto da tutti coloro che gli appartengono, che possono essere membra o giuntura, il cui unico capo è Gesù Cristo il Signore. E siamo veramente gioiosi. Gioiosi di annunciare, continuare ad annunciare. Il nostro Gesù non è in un quadro, il nostro Gesù non è in una statua, il nostro Gesù è nei nostri cuori, perché la nostra realtà, il nostro stesso corpo è il tempio dello Spirito Santo di Dio. Siete d'accordo? Amen. Siamo d'accordo con la parola di Dio. Abbiamo visto che questa realtà di quei giorni, dopo la morte, la crocifissione di Cristo e dopo la sua risurrezione e particolarmente dopo la sua ascensione, le promesse sono venute tutte quante a compimento. E qual era quella promessa che era stata fatta già dall'Antico Testamento? E voglio ricordarvi soltanto il passaggio biblico del profeta Giona, il quale ebbe a dire: avverrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che il mio spirito, come dice? Sarà sparso. Che significa sparso? Sarà distribuito in una maniera copiosa, in una maniera abbondante, sopra ogni carne. E poi i vostri giovani profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni. E lo stesso Giovanni Battista, quando vede Gesù, cosa ebbe a dire? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E poi ti va a dire ancora: ben, io vi battezzo con acqua, ma dietro di me verrà colui che vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Alleluia! E tutto questo si è verificato. Ma io credo fermamente che noi siamo veramente nella parte, e una parte speciale di questo che sono i tempi cosiddetti della fine. Siamo in un tempo particolare, anche la stessa apostasia, la confusione, questo può ancora disturbare tanti credenti che siete qui, credenti nel mondo. Dice: ma che non si capisce niente. Perché non si capisce niente? Non capisce niente, si capisce niente chi non vuol capire niente. Non capisce niente chi non conosce la parola di Dio. Non capisce niente chi si è affidato agli uomini e non si è affidato alla guida dello Spirito. Perché? Perché il Signore non ci ha mai lasciato nell'ignoranza. Non siamo nei tempi dell'ignoranza. O meglio, se l'ignoranza c'è, c'è un'ignoranza voluta, non un'ignoranza dovuta. E questa parola ci esorta ancora a comportarci come si è comportato quella chiesa iniziale, che certamente non aveva esperienza. Quale esperienza aveva questa prima chiesa che è nata sull'alto solaio di Gerusalemme? Quale esperienza aveva? Aveva gli insegnamenti del Cristo, alleluia!
aveva le indicazioni di Gesù Cristo, ma poi doveva subito confrontarsi con un mondo religioso affermato, dichiarato, soprattutto possiamo dire legalizzato. Era il mondo giudaico, la religione giudaica, e non stiamo parlando contro nessuno e non vogliamo parlare contro nessuno, stiamo soltanto osservando qualcosa e da un punto di vista molto semplice, non neanche di profondità storica, ma soltanto per quello che c'erano e sono stati gli avvenimenti. Questa Chiesa quale esperienza aveva fatto prima? Solo quello dell'insegnamento di Cristo. Si erano perfino dimenticati certi insegnamenti, perché nel momento che Cristo veniva messo in croce, voi sapete che si sentirono come pecore abbandonate, senza pastore. Alcuni dubitarono, il famoso Tommaso, e poi c'erano tante altre difficoltà, nacquero tante difficoltà, e questa Chiesa sembrava già questo primo gruppo di discepoli. E poi venne il Signore intervenne, i discepoli sulla via di Emmaus, si presentò ancora in mezzo a quelli che erano i discepoli prediletti, sarebbero diventati apostoli, la loro fede crebbe e diede loro un comandamento di stare insieme. Insieme. Io credo che questo comandamento valga anche oggi. Non tutti siete convinti? Uniti insieme. Vogliamo dirlo? Uniti insieme. Tutti quanti. Uniti insieme. La vera unità. L'unità dello spirito, l'unità spirituale, l'unità decretata, voluta nella perfetta volontà di Dio. Amen. E dovevano stare insieme perché? Perché insieme dovevano ricevere. Cosa dovevano ricevere? Dovevano ricevere la potenza di Dio. Dovevano ricevere innanzitutto quello che sarebbe stato il successore di Cristo. Sì, dico bene, il successore. O preferite un altro termine che meglio conoscete, vero? E chi è stato e chi è il successore di Cristo? Un apostolo? È lo Spirito Santo di Dio. E diamo gloria a Dio per questo. E come avvenne, lo dico brevemente perché non è questo l'oggetto della nostra meditazione, avvenne come neanche se lo aspettavano. Stavano insieme aspettando. Come? In comunione, in preghiera, in adorazione, in lode. Le normali attività devozionali, io credo. Ma poi improvvisamente, o quando mi piace ricordare tutto questo, anche perché ricorda delle esperienze che credo io e molti di voi abbiamo già fatto anche noi, gloria al nome del Signore, che improvvisamente si udì come un vento, un forte vento, molto rumoroso, che soffiava e si ritrovarono a glorificare Dio in certe lingue che nemmeno sapevano, non conoscevano, non avevano mai studiato, e delle lingue spartite come di fuoco, fu la prima manifestazione, ed essi non erano più dubbiosi, non erano più paurosi, ricevettero e ricominciarono ad avere questa potenza che veniva da una fede che scendeva dal cielo, una fede che li raffermava, una fede che li faceva affrontare ed avrebbe fatto affrontare anche il martirio per alcuni di loro. Ed è questo un passaggio biblico che ci dimostra quanto è potente questa manifestazione nei cuori di coloro che credono. Immediatamente sappiamo che ci fu una prima predicazione, dopo tante dicerie, dopo tante e tante burle anche da parte dei giudei, costoro sono pieni di vin dolce, sappiamo che Pietro si alza, Pietro, il pescatore Pietro, l'uomo che non ha avuto nessuna forma di lettera se non l'insegnamento di Gesù Cristo. È inutile voler metterlo Pietro come un personaggio chissà pieno di lauree, pieno di conoscenze, non è Gamaliele Pietro, è il pescatore. Ma ripieno di Spirito Santo, si alzò, predicò e si aggiunsero 3.000 uomini e la Chiesa cominciò a crescere. E poi ci fu il miracolo alla porta detta Bella del Tempio, dove ancora quell'uomo guadagnò le gambe nel nome di Gesù. E la Chiesa cominciava a crescere e la dottrina cominciava a spandersi e il cristianesimo cominciava a essere cristianesimo, anche se non si chiamava cristianesimo, erano quelli della nuova via.
o della nuova vita. Gloria al Signore. E tutto questo metteva in fermento tutto ciò che era la precedente religione, quello che era la posizione dei giudei, dei farisei, dei sadducei. Sappiamo chi erano i sadducei, no? Avevano delle dottrine strane, ognuno di loro. E tutto questo mise in fermento e cominciò a creare dei problemi. Non fu facile, ma cosa operava in quegli uomini? Cosa li portava a rischiare anche la propria vita? E l'avrebbero rischiata e l'avrebbero anche donata alcuni di loro. Cosa portava tutto questo? Qual era il filo conduttore? Qual era la forza? Era la presenza di Dio. La viva presenza di Dio che ancora oggi noi conosciamo, che realizziamo anche intimamente, personalmente, come la stiamo realizzando, l'abbiamo realizzata in ogni culto e la stiamo realizzando anche in questo momento. Noi crediamo e realizziamo una presenza del Signore che non possiamo descrivere con parole umane, ma chi di noi non può dire questa sera, in questo momento, questo giorno, il Signore è nel mio cuore, io sento la sua presenza. Gloria al nome del Signore, ma non potremmo nemmeno predicare la parola se non fosse per questo. Non saremmo in grado di poter dire un bel niente, perché non abbiamo da recitare niente, dobbiamo semplicemente essere coerenti con gli insegnamenti e soprattutto con la guida dello Paracleto che è lo Spirito Santo di Dio. Amen. Gloria al Signore. E tutto questo in questa chiesa primitiva cominciò a creare e cominciarono a essere minacciati. Non avevano comodità in questo. Sappiamo le prime chiese, la primitiva chiesa si univa nelle case, da un luogo all'altro, vero? Celebravano la cena del Signore, stavano insieme. Già nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli troviamo che il Signore aggiungeva ogni giorno a questi credenti coloro che dovevano essere salvati. È vero o non è vero? Gloria al Signore! E tutto questo cominciò a preoccupare, a creare una certa tensione, una certa situazione, e arriviamo al punto che ancora il sommo sacerdote, autorità religiosa, se non che anche politica, sappiamo quanti compiti avevano i sacerdoti, il sommo sacerdote, il tribunale per eccellenza, il sinedrio, decisero di mettere in prigione una parte, gli apostoli, di questi uomini. Ecco, e veniamo qui, cominciamo ad entrare nel vivo, per ricavarne l'insegnamento indispensabile alla nostra stessa vita. Questi uomini vengono incarcerati e non stanno a piangere, io non penso che si sono messi a piagnucolare. Non credo che si sono preoccupati eccessivamente. Io so soltanto e sono sicuro che essi erano felici perché stavano dando dimostrazione di una fede vera, concreta. Quanti dicono di essere cristiani? Ma davanti al minimo ostacolo, immediatamente cambiano opinione. Quanti vogliono essere e vogliono far parte? Io sono un cristiano nato, io farò, io dirò. Mi direte anche Pietro, disse qualcosa e poi non lo fece, ma non era il Pietro, era il Pietro prima. Prima del suggello, del battesimo dello Spirito Santo. Non era ancora quel Pietro rivestito dalla potenza di Dio, non era più ancora quel Pietro, perché quello Pietro poi sarebbe stato sempre un pilastro della primitiva Chiesa. Gloria al Signore, diamo gloria a Dio per questo, amen. È bello essere pilastri di una Chiesa, sì o no? Non sto parlando dei pilastri di cemento, pilastri spirituali, amen. Quanti di voi desiderate essere pilastri della fede? Pilastri, alleluia. I pilastri sorreggono, sostengono un peso. Non è un comodo, non hanno una grande importanza popolare. Il pilastro fa un lavoro, è un lavoro egregio e nessuno lo vede, anzi, qualche volta viene anche disprezzato. Ma i pilastri di Gesù Cristo, coloro che sono i credenti, che con la loro fede sono stabili, sono ancora di più onorati dal Signore. Gloria al nome di Gesù, che il Signore possa ancora in questi tempi in cui si parla di un cristianesimo, la nostra nazione è tutta cristiana. Tutta cristiana, tutta cristiana. Parliamo della nostra nazione. Siete sicuri che è tutta cristiana? Non lo sono per niente. C'è un cristianesimo di nascita, ma di nascita biologica.
Nella nostra nazione tutti nasciamo, quasi tutti, perché adesso vedete che le cose stanno anche cambiando in altre direzioni. Si nasce. No. Dopo quella nascita biologica ci vuole una nuova nascita. L'uomo deve nascere di nuovo, di acqua e di spirito, e personalmente deve accettare Gesù Cristo quale proprio personale Signore e Salvatore ed essere un discepolo di Gesù. Alleluia! E questa dottrina cristiana, vera dottrina cristiana, dottrina che viene dalla parola di Dio. Amen. Cosa avviene a questi credenti? Cosa succede? Che vengono presi, portati in prigione, abbiamo detto. Dicevo che non credo assolutamente che si sono messi a piagnucolare, Signore liberaci, no. Venivano messi in prigione per una causa giusta, per la causa della loro fede. E non era la causa di un ideale, non era un ideale politico, non era un ideale umano, era per la loro vera fede. E furono rinchiusi, e voi potete immaginare le prigioni di quei tempi. E abbiamo avuto un altro esempio quando quello stesso episodio lo troviamo con Pietro che viene messo in prigione, vero? Successivamente ancora. Prima o dopo lo sapete voi. Ma sappiamo una cosa, che in tutti e due i casi furono rinchiusi con grosse catene, lucchetti di un tempo, chiavi di un tempo, ferro massiccio, ma il Signore mandò un angelo. Quanti? 10? 1? Quando ne mandò il Signore? Quanti angeli ha mandato il Signore? 1. Uno solo. Tanti soldati davanti, lucchetti, catene, chiavistelli, un solo angelo, il quale all'insaputa di tutte le guardie cosa ha fatto? Ha aperto i cancelli, li ha fatti uscire, ha rinchiuso tutto. E quei signori stavano ancora custodendo le prigioni vuote. Può sembrare una fantasia, ma il nostro Dio è l'Onnipotente. Vogliamo dirlo insieme? Il Dio in cui crediamo, nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, è, insieme, l'Onnipotente. Il che significa che Lui può fare ogni cosa. Sia benedetto il nome del Signore. E cosa fanno? Se ne scappano da quella città? Cosa avreste fatto voi davanti a quella liberazione? Cosa, in che maniera ci saremmo comportati? Beh, il Signore mi ha liberato, me ne vado in un'altra città, me ne scappo. Dove vanno? Vanno nel luogo dove si raccoglie il popolo, dove possono predicare la parola, dove possono ancora proclamare la dottrina. Vanno nel luogo dove tutti l'avrebbero visti, non vanno ad nascondersi, non cambiano sembianze, non si fanno crescere più barba o più baffi, no, se ne vanno in un luogo dove facilmente sono raggiungibili. Perché? Perché non hanno paura di niente, perché la fede è potenza di Dio, non hanno paura degli uomini che possono uccidere un corpo, perché Gesù aveva detto abbiate piuttosto paura di chi può distruggere la vostra anima. Gloria al nome del Signore. Se ne vanno nel Tempio e vanno a fare che cosa? Vanno a proclamare, a testimoniare che Gesù Cristo è vivente. Amen. E qui ancora noi proclamiamo che Gesù vive. Amen. Cristo vive. Amen. E vive nel mio e nei vostri cuori. Muovete le mani, fate vedere che Cristo vive. Gloria a Gesù. Innalziamo il nome di Gesù. Diamo gloria e onore a Gesù. Il nostro Gesù non è sulla croce, il nostro Gesù è nei nostri cuori. Alleluia al Signore. Ed Egli è l'oggetto principale della nostra predicazione. Sia benedetto il suo nome. E non sono lì nel Tempio, sono lì e stanno ammaestrando. Intanto stanno discutendo di che fare di questi uomini, cosa fare. E qualcuno è andato a riferire. Cosa è andato a riferire? Quegli uomini che avete imprigionato non sono più là dentro, non sono più dove l'avete rinchiusi nelle prigioni, sono fuori. Ma la cosa più strana è che tutto è intatto, i cancelli, i lucchetti, chiamiamoli lucchetti, immaginate come erano grandi,
tutto era come quando sono stati posti dentro. Nulla è stato cambiato, perfino le guardie stanno là fuori. Mi viene da sorridere, quanto è grande il Signore. Però quante volte noi dubitiamo della sua potenza? Quante volte davanti a un piccolo ostacolo anche i veri credenti sono facili a dire di mollare la spugna, di gettare la spugna. Sì, mi confesso, forse anche io tante volte nel mio ministero, davanti alle avversità, davanti alle ingiustizie, alle incomprensioni, tante volte anche davanti alle calunnie, quante volte per la carne siamo stati quasi per qualche istante a dire ma adesso cambio, chi me lo fa fare? Ma quante volte ci siamo vergognati di averlo pensato? E quante volte dovremo ancora vergognarci di pensarlo? No, io non lo voglio pensare più, io spero anche voi. Vogliamo essere fedeli al Signore per tutti i giorni della nostra vita. Con semplicità vogliamo affrontare. E abbiamo affrontato tante difficoltà negli anni in questa nostra nazione. Lo dico ai telespettatori, lo dico a coloro che ci seguono con tanta simpatia da varie parti d'Italia, lo dico a quelli che si sono aggiunti. Quante difficoltà. Quando ero ragazzo ricordo il disprezzo che esprimeva il popolo per ignoranza, non voglio offendere, per mancanza di conoscenza della verità, perché la nostra nazione sembra che le qualifiche si ottengano solo con un abito, e non voglio polemizzare con chi che sia, sto dicendo soltanto la verità, quella verità che lo conoscono tutti. Io stesso da ragazzo mi sono trovato nelle condizioni di avere a che fare con un gruppo di poi avrei conosciuto di fratelli vecchi della fede, a cui mi si diceva di stare molto attenta, sembrava che avessero la lebbra addosso. Il protestante era la parola del tempo, ma era un termine offensivo, un termine che sembrava quasi a me, anche da ragazzo, ero talmente suggestionato, mi sembrava che avessero una puzza addosso. Grazie a Dio l'ho presa anch'io quella puzza, che è il buon odore di Gesù Cristo il Signore. Alleluia! Oh, gloria al Signore! Mi fu detto, quando vai in quelle sale non leggere quello che sta scritto. Abbassa gli occhi, abbassavo gli occhi, non leggevo, per carità. E poi ho scoperto che cosa era scritto sulle pareti. Versi della meravigliosa parola di Dio. Beh, grazie a Dio alcune cose sono cambiate nella nostra nazione. La Bibbia non è più all'indice dei libri proibiti, anzi oggi c'è una certa diffusione. Gloria al Signore! E qualcuno è arrivato a dire, ma che non mettete tutti quanti insieme? Noi vogliamo essere uniti in Gesù Cristo il Signore e nel fondamento della parola di Dio. Questi sono i principi in cui possiamo essere uniti, perché senza i fondamenti della parola e senza un'unità spirituale e non politica, ditemi un poco, possiamo usare le parole più belle, ma alla fine è soltanto apparenza e falsità. Vogliamo, sarà il momento in cui il Signore conosce i suoi, il Signore ci metterà insieme, ma forse dovremo affrontare ancora tanti problemi e tante difficoltà, ne avremo ancora tante, ma questo esempio di questa parola che ci giunge ci deve far capire che dobbiamo prepararci a tutto questo, e quando saremo nella sofferenza soltanto perché stiamo servendo il Signore con fedeltà, non dobbiamo vergognarci, dobbiamo gioire come gioirono loro, per dire tutto questo avviene perché Gesù è in noi, perché noi stiamo seguendo le sue pedate, le sue orme, perché Egli è il Signore della nostra vita. Amen. Gloria al Signore. E vediamo che dietro di questo andarono a vedere. Effettivamente le prigioni risultavano chiuse, i lucchetti c'erano, non c'era stata nessuna violenza nell'edificio, non c'era stata nessuna manomissione, non c'era stata nessuna alterazione, le guardie stavano là fuori. E questi si cominciarono a chiedere, ma cosa è successo? Cosa poteva succedere? Le cose spirituali si pensa sempre all'ultimo. Dio è soltanto oggetto molte volte di giudizio e di condanna da parte di quelli che vorrebbero che Dio agisse secondo il loro modo di pensare e il loro modo di vedere.
Però qualcosa entrava in loro, un po' di preoccupazione cominciò ad entrare anche nei capi. E sappiamo che andarono a vedere, mandarono a vedere di dove li trovavano, abbiamo detto, che stavano facendo i discepoli? Stavano nel Tempio proclamando, annunziando, glorificando. Non cantavano Gesù, magnifico è il tuo nome. Non lo conoscevano ancora, ma conoscevano il nome di Gesù. Quel canto non lo conoscevano come tanti altri canti, però erano lì per proclamare che Gesù è il Signore e che l'avevano messo in croce innocentemente, ma che il sangue, questo è sicuramente quello che insegnavano, che lo insegniamo ancora oggi. Dio amore, vogliamo dirlo insieme? Là in fondo? Dio amore e il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato, sicuramente questo. E li presero, li mandarono a prendere dalle guardie un'altra volta, andarono, li presero, ma questa volta non usarono violenza, avevano paura del popolo, perché il popolo li ascoltava, avevano paura di essere linciati. E allora li presero, dice: andiamo davanti al sommo sacerdote, andiamo davanti al Sinedrio, venite con noi. Li portarono, certamente non molto gentili, io credo, però, perché poi l'avrebbero battuto ugualmente in un certo senso. E quando andarono davanti, immaginate con quale atmosfera sono stati accettati. Pensate come sono stati guardati. E già si pensava per l'invidia che avevano, perché vedevano che questi uomini sicuramente erano sfolgoranti, avevano una luce negli occhi, avevano una gioia, avevano una pace. E gli uomini di oggi che seguono il Signore come sono? Come sono i figli di Dio? Come siete i figli di Dio? Avete pace nel cuore? Abbiamo pace nel cuore? Vuoi avere pace nel cuore? Gesù è il principe della pace, fallo entrare, gloria al Signore! Quante volte cito quel verso di Apocalisse che Gesù dice: io sono alla porta del tuo cuore e picchio, se tu apri io entrerò da te, cenerò con te. Citavo in una predicazione precedente di una frase che ho trovato in occasione di una marcia cristiana nella città di Trani. Gesù non è una religione, Gesù è una relazione. Quanto mi è piaciuta quella frase. Gesù non è una religione, Gesù è una relazione. Alleluia! È la verità, è la verità. C'è un rapporto personale, interpersonale, c'è un rapporto comunitario e intercomunitario. Amen! E questo ci porta a un'unità, ma ci porta a godere di privilegi. Ho parlato di privilegi? Ho usato il termine privilegi? E conoscete il significato del termine privilegi? E il primo privilegio qual è? C'è un antico canto: sento pace profonda nel cuore. Fatevi guardare bene negli occhi, perché qualcuno ha detto che il volto è l'espressione dell'anima, e io in questo trovo una buona rispondenza. Vedo tanta gente che è arrabbiata fin dalla mattina e poi si corica ancora più arrabbiata. Ma anche voi vi arrabbiate, ma la nostra ira dura un pochino. Poi interviene il principe della pace, che ha detto: io non vi lascerò, non vi abbandonerò, giammai. Lui interviene, la nostra carne sente la presenza del suo spirito che ci è stato dato, donato, e allora sentiamo? Usiamo questo verbo, sentiamo? Come? Che cosa sentiamo? Sentiamo pace profonda nel cuore. Alleluia! Gloria al nome del Signore! E questo è meraviglioso. Non è meraviglioso? Come ricorda questo, questa realtà meravigliosa. Quanti canti hanno iniziato? Meraviglioso. Sei soltanto tu, Gesù. Alleluia! Beh, cosa vogliamo dire a un popolo che ci segue per queste cose? Cosa vogliamo dire a dei fratelli, per me sono fratelli, che seguono quello che è la nostra predicazione? Ci sono effettivamente dei grandi vantaggi nel seguire il Signore, non una religione. La religione
almeno nel suo significato reale, pratico, perché nel significato originario è un bel significato, diciamo, ma nella pratica, la religione cristiana, io sto parlando, io riconosco l'Iddio della Bibbia, l'unico vero Dio, perché è l'unico Dio che è? Quegli altri Dii sono vendette, sono violenze, ma vi sembra un buon Dio quello della vendetta, della violenza, di fare del male a altre creature? Il nostro Dio, diciamo, è il prossimo tuo come te stesso. Il nostro Dio ci ha dato Gesù, che è frutto del suo amore, e quel Giovanni 3,16 che citiamo, che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo, dito, continuatelo, unico figlio, affinché, come? Chiunque? 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 Chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E io non posso fare a meno, sento sempre il cantico che dice vita eterna, solo Gesù te la dona. Gloria al nome del Signore. Arcigni, malvagi, arrabbiati, volevano ucciderli. Ma il Signore usa un uomo. Un uomo che sarebbe stato poi molto famoso per un suo discepolo, a cui avrebbe dato dei buoni consigli umani, una buona cultura. Forse in questo serve la cultura anche cristiana, nell'esempio di Gamaliele. Gamaliele, sappiamo che è stato, era un fariseo, era un insegnante, timorato di Dio, possiamo dire con una grossa conoscenza, era un uomo forse l'insegnante più eloquente di quei tempi, più importante, il quale si alza, tutti lo rispettano perché conoscono la sua personalità, si alzano in piedi e davanti a questa voglia di violenza, di ferocia, lui può esprimersi in questa maniera. Cioè, fate bene attenzione. Io voglio ricordarvi soltanto alcune cose che sono successe. C'è stato un certo Teuda che raccolse intorno di sé circa 400 seguaci, poi è morto, e quando lui è morto i suoi seguaci, alla napoletana diremmo, sono stati sparpagliati. Gloria al nome del Signore. Poi c'è stato Giuda il Galileo che ha raccolto intorno di sé un certo numero di persone, non ci dice quando, ma anche lui, quando è finita la sua vita, è finito anche. Gesù era stato crocifisso, ma la Chiesa cresceva, il popolo cresceva, la Chiesa cresce, il popolo cresce, la vera Chiesa cresce, il popolo di Cristo cresce. È lo stesso di ieri, Gesù. Di oggi, di sempre. Non guardiamo i numeri, le statistiche. Mamma mia, è un tempo che siamo bombardati da quelle che sono statistiche, numeri. Lo vediamo in campo politico innanzitutto. Vabbè, la politica è fatta in una certa maniera. Qualche volta vediamo certi numeri allargati e allungati anche in mezzo a certe realtà che non dovrebbero essere così. Pare che ognuno ci tenga ad allungare. Io so che Gesù, nel libro che ha nelle mani, è il libro della vita, e io sono convinto che gli aggiunge ogni momento, ogni minuto nel mondo, se non dire ogni secondo. Ci sono nuovi nomi che egli sta aggiungendo. Vuole aggiungere anche il tuo, vuole scrivere anche il tuo libro della vita. E noi aggiungiamo libro della vita eterna. Amen. Gloria al Signore. E cosa avviene? Avviene che dietro questa dichiarazione da parte di questo, di quest'uomo, veramente timorato di Dio, valente uomo, cominciano a riflettere, perché lui poi conclude: se quello quando è morto è finito qua, se l'altro quando è morto è finito ogni cosa, e questi voi vedete, se l'opera è da Dio non finirà.
ma se l'opera non è da Dio, farà la stessa fine. E poi diede un monito molto importante: fate attenzione che non stiate combattendo non contro gli uomini, state combattendo direttamente con Dio, perché se combattete con Dio avete già perso in partenza. Vogliamo dare gloria al Signore? Io non sto parlando di una denominazione, non sto parlando di un'etichetta religiosa, io sto parlando di cristianesimo, io sto parlando di cristianesimo vero, reale, un cristianesimo che si basa sulla parola di Dio, un cristianesimo che si vive, non un cristianesimo che si pensa. Io sto parlando, in base a questo messaggio, c'è un messaggio chiaro a quei cristiani nati di nuovo, di acqua e di spirito, per dire: andate avanti, non vi fermate, superate ogni ostacolo. E quando avete da soffrire per la causa di Cristo e dell'Evangelo, siate orgogliosi, siate felici. Perché il Signore ce l'ha detto, è il vostro premio. Il vostro premio. Non parliamo di polizze di assicurazioni. Si chiamano premi quelli. No, quelli sono importi. Quando parliamo di premi, parliamo di quello che sarà il dono, un dono particolare. E voi sapete che il Signore non soltanto ha promesso la vita eterna, ma ci ha promesso delle corone. Corriamo, andiamo avanti. Guadagniamo il palio della superna vocazione. Non vi raffreddate quando vedete le cose che non vanno bene. Sto vedendo il volto di qualche sorella, probabilmente angustiata da qualche problema familiare, da qualche situazione. Quante volte sbagliamo, pensiamo, vogliamo risolvere noi i problemi, vogliamo fare tutto da noi, perché vabbè, perché andiamo a disturbare il Signore? Non possiamo crescere nemmeno di un millimetro con la nostra volontà, meno che non mettete un tacco falso sotto le scarpe. Non è bello andare al Signore? È bello andare al Signore? Vogliamo andare al Signore? Dobbiamo. So che mi aspettavate al varco. Dobbiamo andare al Signore. Dobbiamo pregare per la nostra nazione, per le autorità. Deve crescere la conoscenza della parola di Dio. Perché se cresce la conoscenza della parola di Dio, cresce la conoscenza di Dio in ognuno di noi. Ma se non abbiamo la conoscenza della parola, non ci sarà altro mezzo per conoscere realmente Dio. Dio lo conosciamo soltanto attraverso la sua parola. E la sua parola oggi è possibile a tutti quanti, viene anche regalata. Anche noi diamo qualche evangelino, Nuovo Testamento, poi non so, i credenti, quanti di voi? Io so che anche nelle nostre chiese il best seller è la Bibbia. Vediamo dai libri delle nostre librerie comunitarie, quelli che più, diciamo, si distribuiscono, che vengono comprate, poi regalate, sono le Bibbie. Grazie Signore, questo lo vedo con i miei occhi, lo so molto bene dalle fatture di queste Bibbie. Grazie al Signore, mancano, quando mancano subito, immediatamente. Allora significa che c'è sete, c'è fame, c'è sete e fame della parola, che è uguale conoscenza. Amen. Allora questa parola ci viene per questo. Siate gioiosi quando subiamo delle ingiustizie, quando abbiamo delle avversità, quando pensi che quello ti sta mancando di rispetto o ti reputa che sei una persona inferiore perché sei un reale cristiano o una reale cristiana. Rallegrati nel Signore. Rallegriamoci nel Signore, lo dice anche Paolo ai Filippesi: rallegratevi nel Signore. Perché? Perché in ogni cosa, una cosa non si partirà mai dalla nostra vita: la benedizione di Dio. E la benedizione di Dio è quella che ci serve in ogni momento. Amen, fratelli e sorelle, anche i nostri amici. Ecco il significato, siamo degni? Vogliamo essere degni? Vogliamo essere degni di essere dei cristiani? Io lo so, molte volte il mondo ci guarda, vi guarda fuori, uno che sbaglia, uno che ha un colpo di tosse, che sbaglia, siamo tutti quanti nell'errore. Mentre gli altri, nella propria religione, possono fare quello che gli pare e piace. Ma anche questa è una posizione che dobbiamo accettare.
Dobbiamo solo salvaguardare l'integrità, la santità del corpo mistico di Gesù Cristo, Chiesa di Gesù Cristo, di cui facciamo parte io e voi, alla gloria di Dio, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Vogliamo alzarci all'impiedi, vogliamo chinare il nostro capo, gloria al Signore, vogliamo pregare per quelli che sono ancora fuori da questo locale, chiniamo il nostro capo, fratelli, diamo gloria e onore al Signore. Padre Santo, Padre Buono, veniamo a te nel nome di Gesù e veniamo per ancora una volta ringraziarti per la fede, per l'amore, per la conoscenza della tua parola. Signore, donaci di esserti fedeli fino alla fine, in ogni circostanza, in ogni situazione, come fedeli ti sono stati tanti, tanti uomini che ci hanno preceduto e tante, tante donne che ci hanno preceduti. Rendici degni di essere figli tuoi, di essere luce del mondo e sale della terra. Ancora ti preghiamo, Padre, benedici quanti hanno seguito ancora dalle loro case, in altri locali, la predicazione di questa parola. Benedice il Signore, manifestati, fai sentire loro la tua presenza, la tua potenza e la pace profonda nei cuori. Grazie Padre, veniamo a te non per i meriti nostri, ma nel nome di Gesù Cristo, il Signore, il benedetto in eterno. Tempo ho vissuto senza mai esser felice, quanto buio intorno a me, senza un'ombra di speranza per quella mia inutile vita, vivevo io così. Poi qualcuno Gesù e del suo amore, quanta luce ora c'è, quanta luce ora c'è, che risplende intorno a me. Ora io sono pronto a morire a me, quanto amore a me.
ero degno, ora io sono pronto a morire per Cristo mio Signore.